Ciao a tutte ragazze e bentornate sul mio canale. Eccomi di nuovo qui tornata con il video dei prodotti terminali di luglio. Oggi 1 agosto, sono le 7, sì, sono le 6 e 57 minuti, quindi vabbè, sì, sono le 7. E prima di andare al lavoro registro questo video, quindi parlo un po' a voce bassa perché qui ancora dormono tutti. Scusate la mise, ma fa caldissimo, io quindi al lavoro ci vado così, con i capelli legati. È anche il trucco molto semplice perché comunque si fa caldo e ho messo il rossetto appunto per il video, ma poi avrò la mascherina fino a qui, quindi non vi dico. Comunque, prodotti terminati, diciamo che ne ho un bel po', che in questo luglio sono stata veramente bravissima e quindi cominciamo subito. Allora, per prima cosa ho terminato questo detergente intimo della Sien, al solito, scusate, mi vedete specchiata. Mi sono bagnata tutta. Mi vedete specchiata perché sono con il cellulare. E ho dei problemi, lo sapete ormai, con la videocamera, con la memoria, quindi quando riesco registro lì, se no col cellulare mi dovete tenere così. Comunque, allora, terminato questo detergente intimo lenitivo di Cien, della linea Cien Nature con calendula e aloe bio. Qui c'è scritto che è vegano, certificato bios, anche le macchine alle 7 di mattina, vabbè. Comunque, sinceramente non mi è piaciuto molto, ma penso che sia perché ho avuto un periodo di forte stress e quindi ho avuto un po' di fastidi, qualche irritazione e quindi devo dire che questo non mi ha aiutato per niente, anzi, sentivo peggiorare la situazione, quindi sicuramente non lo comprerò o perlomeno potrei dargli un'altra possibilità ma più avanti perché per ora sono traumatizzata. Poi terminato un altro prodottino di Sien, questo qui è quello lì, il sapone per le mani al latte e miele, non male, come fragranza certo è un pochino più invernale, però non male, erano 500 ml di prodotto, non secca le mani, ottimo, dico l'ho utilizzato più che altro Mario, perché a me piace lavarmi con la saponetta, però l'ho utilizzato più che altro Mario e comunque sia è un ottimo prodotto. Poi ormai continua la sagra della Sien, perché praticamente questi sono tutti i prodotti acquistati a gennaio, a febbraio, no, quelli sono tutti di gennaio, la prima haul Lidl dell'anno. Allora, ho terminato questo gel doccia, questo qui era appunto uno shower gel al tiare con le perle in olio, non mi è piaciuto per niente. Allora, vabbè, come consistenza sì, ma la profumazione non sa per niente di tiare, sa più che altro di bagno doccia maschile, ma Mario non l'ha utilizzato. Perché una volta lui utilizzò un bagno doccia della Vidal, se non sbaglio, al tiare e gli fece allergia. E quindi penso, cioè lui pensa che sia il tiare, il monoi, tutte queste fragranze qui a fargli allergia. E quindi l'ho dovuto portare a termine io. Ma non mi è piaciuto, non lo ricomprerò. Sia la Magnolia, no il tiare. Idem per questo qui, che è quello lì a lime, sempre della stessa linea, shower gel a lime con olio in perle. Anche questo non mi è piaciuto perché sapeva proprio di limone chimico. Avete presente il detersivo per i piatti quando sa quell'odore di chimico? Ecco questo. Questo era di un verde, questo verde lime trasparente, e questo era di questo turchese, questo qui chiaro. Trasparente, si vede forse qui una goccina, una goccina. Comunque, Magnolia super promossa. Questi no. Poi, ultimo prodottino della Sien è questo qui, che è questo gel detergente igienizzante mani. Ma appunto una simile mucchina, era una confezione piccola da 50 ml, acquistata appunto prima della pandemia, quindi a gennaio, terminata perché io comunque li uso sempre, sempre in borsa. Poi andiamo avanti, allora togliamo questi che sono dei dischetti struccanti, questi sono della Cotton Plus, sono quelli lì due in uno, si attivano con latte detergente, hanno estratto di aloe e carota con vitamina E. Allora questo è il formato maxi, tempo fa vi recensii quello la mini. Allora se io mi trucco solo, ad esempio come sono truccata oggi, oddio senza il mascara, tipo un giorno che non ho il mascara, magari con la matita, l'ombretto, comunque la BB cream o la matita per le sopracciglia, tutto. E allora un dischettino di questo mi potrebbe anche andare bene. Però se ho messo il mascara o se già ho qualcosa in più, ecco, non serve a niente. Quindi io lo utilizzavo come classico dischetto e poi ci andavo a mettere sopra il prodotto. Però se lo acquistate di più perché è già il prodotto e poi lo dovete utilizzare come dischetto normale, allora no, vi dico comprate i dischetti normali. Poi terminati anche questi altri, ormai sto cercando di smaltirli perché chi mi segue da tanto sa che utilizzo il guanto o i dischetti di stoffa che ho acquistato da poco in un sito internet, su un sito internet, e quindi sto cercando di smaltire tutte le confezioni di dischetti che ho a casa perché io
Ho sempre scorte di tutto a casa. Allora, questi erano maxi dischetti 40 pezzi con micro capsule di argan e hanno un lato rigato per rimuovere il trucco e un lato liscio per applicare il tonico. Non ho applicato io il tonico con questi, in effetti. Non c'è marca, quindi non lo so, non c'è marca. 100% cotone idrofilo, prodotto in Italia da Cotton Sound, però non c'è proprio la marca. Comunque, non lo so, microcapsule di argan, comunque buoni, buonissimi. Poi, Mario ha terminato questo shampoo delicato della Vivi Verde Coop. Era con estratto di mela, estratto di olivo e succo di aloe vera provenienti da agricoltura biologica. Dona morbidezza, lucentezza, senza oli minerali, senza siliconi, profumi sintetici, PEG, polimeri sintetici e basta. E non gli è piaciuto. Dice che non gli piaceva come lasciava i capelli. E non gli è piaciuto, non gli è piaciuto per niente. Mi ha detto non me lo comprare più. Io invece ho terminato questi, che sono appunto il mio sgarbo, fra virgolette, cioè no, quando ormai non utilizzo dei prodotti di Froché, ma devo dire che mi sono trovata stra bene e sono appunto la nuova linea Hydra Ricci, shampoo fortificante, nutre e definisce con pectina della frutta e olio di pistacchio. Capelli appunto da mossi a ricci, ricci nutriti e definiti, 96 ore anticrespo, antiumidità e dimostrato. Mi sono trovata benissimo, questa nuova linea per i ricci non ha niente a che vedere con quella vecchia, mi piace tantissimo. E ho terminato anche il balsamo, sempre della linea Ricci, con tutto quello che vi ho elencato qui. E ho in uso la maschera, la crema modellante, scusate, per i ricci appunto per fare lo styling. Sto amando, adoro, buonissima. Poi continuiamo con i Froché. Ho terminato questo che è il gel detergente sfogliante quotidiano antinquinamento. Mi piace tantissimo, lo utilizzo solo al mattino. Fa appunto questa leggera esfoliazione, però mi dà quella sensazione di far cominciare la giornata con una marcia in più, quindi energizzante, non ve lo so dire, comunque buonissimo. Non è il primo che termino perché ne utilizzo tanti, però appunto questo è fra quelli che mi piacciono di più. Poi, ormai che terminiamo con i Froché, ho terminato il mio deodorante preferito, questo qui senza sali d'alluminio, al tè verde, ma appunto è quello lì roll-on, ormai una confezione al mese almeno la vedete sempre. E sempre per quanto riguarda i Froché, ho terminato questo, che era il mio profumo giornaliero, ed è mandarino, limone e cedro. Mandarino, limone e cedro, giusto? Era la confezione da 100 ml e l'ho utilizzata, diciamo, più in primavera, ecco, forse l'ho terminata proprio adesso, soprattutto nel periodo del, mi fa ricordare il lockdown, perché noi abbiamo aperto un pochino prima, abbiamo aperto già ad aprile rispetto ad altri negozi, quindi ecco, ho in testa, ecco, collego quei giorni lì, quei giorni che magari io ero al lavoro, ma ancora tutto il resto era un po' fermo. Poi terminata l'ultima saponetta di questa che è della Melon e questo era il Kimonoi, sapone al profumo di Monoi impreziosito nella formulazione da una spolverata di seta. Allora in realtà non è completamente finito perché ancora ce l'ho in uso, però ecco sta finendo, non arriverà ad agosto e quindi niente, appunto ve lo faccio vedere. Mi sono trovata benissimo con questi saponi della Melon. Questo era l'ultimo terminato. C'erano due bombe da bagno, me le aveva inviate l'azienda. Due bombe da bagno e appunto tre saponette di queste. Non avevo fatto il video, però ho fatto delle storie che sono rimaste in evidenza sul mio Instagram, quindi seguitemi anche su Instagram. E appunto sono dei prodotti ottimi, sono fatti a mano, è un saponificio, fatto appunto dalla dottoressa, se non mi sbaglio, si chiama Giulia. Non ricordo adesso il cognome, no, vi direi una cosa per un'altra. Comunque, ottimi prodotti e ho visto che forse l'anno scorso o di questo periodo, comunque d'inverno, sono uscite delle polveri, dei sali tipo frizzanti da bagno, una cosa del genere, o delle tipo le bombe da bagno però in polvere, ecco, non ricordo, però ricordo che c'erano tanti colori, tante fragranze, quindi da provare. Quindi la Melon, segnatevela. Poi, ormai vado avanti, quindi terminato questo gel igienizzante mani, questo era della Parisienne, quindi riconoscerete sicuramente la boccetta, era appunto una simila mucchina che puzzava come non so che, acquistata in pieno lockdown, quando non si trovava niente, acquistata ai tabacchi qui proprio sotto casa, e tipo 5 euro una cosina di questa, ottimo.
orrenda, comunque pessima. Poi Mario ha terminato, ho utilizzato questi due campioncini di shampoo della Nuke, questo ve l'ho fatto vedere tempo fa appunto in altri video. È uno shampoo sebo riequilibrante, dermatologicamente testato, ed è penso il suo shampoo preferito in assoluto, perché lui, avendo la cute sensibile, ha bisogno ecco, di qualcosa di non troppo aggressivo, anche se quello lì era delicato, però non lo so, perché gli compro gli shampoo delicato e gli fanno questo effetto. Compro shampoo più aggressivo e magari non glielo fanno, quindi non lo so. Poi, terminata questa matitina nera di legno, non so la marca, non si vede niente, è una reliquia, proprio ce l'avevo da tantissimo tempo. E infine terminata questa, che è la Stilo Labbra, questa qui trasparente, ecco, per fare il contorno, proprio il color burro, non so se riuscite a intravedere, comunque il color burro, tipo quando mettete la tinta labbra, un rossetto un po' più liquido che potrebbe andare fuori, comunque per delineare il contorno. Mi trovo bene, quindi sicuramente dovessi trovarla in offerta la ricomprerei di nuovo. Fuori dall'offerta no, anche perché per ora con queste mascherine non è che utilizzo tantissimissimi rossetti. Comunque, niente ragazze, questi sono stati tutti i miei prodotti terminati a luglio. Devo dire che sono stata veramente brava perché l'ultima volta in 2 mesi ho terminato questa quantità di prodotto. E niente, quindi io vi ringrazio per aver guardato il video. Vi mando un bacio grandissimo e noi come sempre sei baci, ci vediamo al prossimo video. Ciao!